Come ogni anno succede che puntualmente più o meno arriva il gran caldo. E allora che cosa succede? Volevo fare insieme a te alcune considerazioni se è efficace o no continuare ad allenarsi quando fa veramente molto caldo. La stessa considerazione la si può fare anche quando c'è particolarmente freddo. In effetti io punterei, diciamo, i due marker sul termometro in due situazioni limite. Poi è evidente che ciascuno di noi avrà più o meno sofferenze riguardo il gran caldo piuttosto che il gran freddo, ma questa è una considerazione estremamente personale. Io vorrei fare il punto su due lati particolarmente estremi e opposti fra di loro. Direi che il tutto possa essere attivato quando la temperatura del termometro è a meno più 8 gradi o, nel caso in cui stiamo vivendo attualmente, a più 35 gradi. Che cosa succede al nostro corpo quando ci sono queste temperature così estreme? Allora, cerco di spiegarvela in una maniera abbastanza semplice. Facciamo che all'interno del nostro organismo abbiamo 100 soldati. 20 di questi soldati, senza che nessuno stia a sindacare il perché facciano questo, lo fanno e basta. Questi 20 soldati si prendono via dall'esercito e sono praticamente dedicati a conservare le nostre funzioni vitali del nostro organismo. E quindi è un reparto che deve salvaguardare appunto i nostri organi interni per il gran freddo o per il gran caldo. Che cosa succede allora se noi desideriamo allenarci con il gran caldo, se anziché avere 100 soldati ne abbiamo soltanto 80? Il risultato è molto semplice. Se la matematica non è un'opinione, succede che allenarsi con meno, diciamo, capacità strutturali, organizzative, succede che il nostro allenamento non sarà più efficace, magari sarà efficiente, ma di sicuro non possiamo pretendere, immaginare di portare a casa un allenamento particolarmente, ripeto, efficace. E allora quale potrebbe essere la soluzione, alcune strategie per poter comunque scartare, combattere il periodo di questo gran caldo? La prima ipotesi è veramente molto semplice, quella di allenarsi negli orari della giornata dove il solleone è un po' meno, diciamo, importante. E mi viene da pensare al mattino presto, dove però non tutti sono disposti a fare magari una gran faticaccia la mattina alle 6, piuttosto che dopo una giornata lavorativa verso le 7, 7:30 di sera. È chiaro che sono due situazioni, anche queste, che devono ovviamente coincidere anche con i vostri orari lavorativi, familiari, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, sarebbe conveniente, quando c'è il gran caldo, appunto, di lavorare in condizioni, appunto, di temperatura un po' più abbordabile e, appunto, nel nostro caso, al di sotto, in questo periodo, dei 35 gradi. L'altra soluzione potrebbe essere di allenarsi ad intensità inferiori rispetto al nostro standard. Mi chiederete quanto? Io direi che potrebbe essere, se lavoriamo in un contesto appunto di una temperatura particolarmente elevata, rimanere un 5-8% al di sotto di quella che è la nostra frequenza cardiaca di soglia anaerobica. È un allenamento certamente non proprio performante, di sicuro la crescita in queste condizioni non avviene, ma però diciamo che, essendo un allenamento un po' più moderato, ci mantiene certamente in forma. Non andremo a sconfinare nell'overtraining, che potrebbe ovviamente succedere nel caso in cui sconfiniamo ed intensifichiamo il nostro allenamento con il gran caldo, e quindi è, diciamo, una strategia conservativa che però ci permette di mantenere un livello di forma piuttosto buono.
Oppure la terza ipotesi, se la nostra volontà è quella irrefrenabile, irresistibile voglia di allenarci in maniera assolutamente audace, il mio suggerimento è quello: se proprio non ne potete fare a meno, l'unica soluzione, a mio avviso, è un po' estrema anche questa, ma sicuramente si contestualizza molto meglio, è quella di prendere il telecomando del condizionatore, puntarlo su 22 gradi e a quel punto delle scuse non ce ne sono più. Si mena e basta. Ciao!